Giovanni Segantini, L'angelo della vita, 1894. Segantini è un pittore simbolista, quindi quando guardiamo una sua opera non possiamo aspettarci un'immediata comprensione. In questo caso c'è un albero, una betulla, senza foglie a destra ma ricca di boccioli nella parte sinistra. I rami sono contorti e rendono prospetticamente lo spazio. Una donna giovane è come appollaiata tra i rami e tiene in braccio un bambino, avvolta dai suoi stessi capelli lunghissimi e dal vestito che fluttua nel vento. Nello sfondo vediamo un paesaggio con tanto di laghetto e montagne. In quest'opera il paragone con le tante Madonne con bambino viste in tutta la storia dell'arte è proprio evidente, ma attenzione, questa non è una Madonna e non celebra nulla di prettamente religioso, è un angelo, l'angelo della vita, quella vita che muove le stagioni, qui ben rappresentate nei rami secchi invernali e in quelli fioriti primaverili. Ma la natura qui celebrata è anche nel paesaggio sullo sfondo e la figura femminile è un po' la grande madre terra, il cui volto è il ritratto di Baba, la balia di famiglia, il bambino e poi il figlio dell'artista. Le linee eleganti e contorte del dipinto si rifanno anche alle immagini diventate famose nell'Ottocento, quelle stampe giapponesi che hanno portato l'Oriente in Europa. Giuseppe Pellizza da Volpedo, Girotondo 1906. Quest'opera fa parte di una serie di dipinti di Pellizza da Volpedo. Sono tutti realizzati in forma circolare e raffigurano temi come l'amore, l'età della vita, il lavoro. Il cerchio è da sempre simbolo di ciclicità ed eternità. In questa scena, al centro, vediamo un albero dai rami contorti, ma comunque ricco di boccioli che rappresentano la primavera e la rinascita. I bambini giocano attorno a quest'albero simbolico e fanno un girotondo e si torna quindi al simbolo originario, il cerchio. Ma anche i bambini fanno parte della simbologia dell'opera, sono parte della rinascita, sono pronti a crescere. Secondo l'autore, quindi, solo ricollegandosi con la semplicità e la spontaneità del nostro bambino interiore potremmo rinascere e fiorire come l'albero e come tutti gli altri alberi che si intravedono nello sfondo, in piena fioritura. Ricordatevi che questo autore è un pittore divisionista e quindi la sua tecnica prevede l'accostamento del colore in rapidi tratti e va visto allontanandosi un pochino, proprio per ottenere la migliore resa cromatica possibile. Adolfo Wildt, Wir temporis acti, uomo antico, 1914. In quest'opera Adolfo Wildt ci mostra un uomo antico, un uomo del passato, dove l'artista parte proprio come stile dalla scultura classica, facendone però un'opera modernissima. Alcuni particolari decorativi, come i capelli, sono tipici della secessione viennese, con la quale Adolfo, milanese, aveva avuto diversi contatti. In realtà, questo è solo un particolare di un'opera a figura intera purtroppo perduta, un soldato che si autoinfliggeva dolore con una cinghia in cuoio. Rappresenta in pratica l'idea che il sacrificio e la redenzione siano raggiungibili solo attraverso la sofferenza sopportata ed inflitta per libera scelta. L'autore ha riprodotto più volte solo il volto, esasperandone la mimica che ci mostra il suo dolore. Sembra quasi di poter condividere con lui quest'urlo silenzioso. Questa Madonna con bambino esposta nello scalone per il secondo piano è un'opera del pittore Alvaro Pires, detto Alvaro di Portogallo, attivo in Toscana. Quest'opera si presenta come la tipica Madonna ad olio su tavola, con fondo oro, un'immagine molto in uso nel XV secolo, a cavallo tra il periodo gotico e inizio del Rinascimento. La forma della tavola è ancora decisamente gotica, ad arco a sesto acuto, seppur privo delle comuni decorazioni a pinnacoli e guglie. La Madonna è seduta con il bambino in braccio, in piedi con la mano in segno benedicente. Sotto i suoi piedi un tappeto prezioso molto elegante, tipico del periodo tardo gotico, che infatti si chiama anche fiorito. Il fondo è oro perché rappresenta il paradiso e se in terra il metallo più prezioso è proprio l'oro, andrà benissimo per rappresentare il luogo più importante per i cristiani. Sapete che spesso veniva realizzato utilizzando una parte delle monete d'oro date come acconto per il lavoro? Venivano lavorate e battute fino a ricavare una lamina sottilissima che poi veniva incollata alla pala di legno con una colla animale rossiccia che spesso affiora ora dopo secoli nei punti in cui il fondo oro si è consumato.